myself, one for the rest. And you drift through the years, and life seems strange. Then one dream appears, and love is its name. And love is a stranger that could yawn. But don't think of the danger of the stranger. Occasionale, lo Yeti della montagna, Maglio, dopo 20 anni, chi l'avrebbe detto di incontrarlo a quasi 2000 metri di quota, nella grotta, hey Hansen, good, video, fai foto, in video. Oh, you are in video. Sì? Così, passo? Grazie. Sì. Io mi ricordavo che c'è un posto che scende in verticale. E qua ci sono, io mi ricordavo che c'erano i chiodi. Cercava c'è l'anno scorso. Sorry. Marcello. E poi qua c'è il pozzo che scende? Io una volta ci sono entrato, mi ricordo che scende. C'è un camminamento? E poi scende in verticale, quindi si arma qua. E la faccio anche, perché ora a sto punto lo facciamo il video e lo mettiamo su YouTube questo incontro. La nave ci vuole pure. Certo, lo metteremo tutto, ovviamente. Qualche capello in meno. Oddio, no problem. Oh, have you been there? No, not this one. Ok. Quindi già peccato che ci sono stati, perché sennò ci sarebbe da riandare a vedere. Adriano l'anno scorso c'è salito, mi ha detto no, non ce n'è spinto. Tu stai registrando tutto, no? Ovvio. Allora, com'era consuetudine al,
almeno 20 anni fa commentare i nostri video, lo facciamo pure oggi in occasione di questo rendezvous casuale a circa 2400 metri, siamo nella grotta di Pirato. Il desiderio di parlare non è lo stesso di una volta, i capelli sono però lo spirito sono aumentati, ma lo spirito è sempre uguale. Come si può dire, le persone restano e le persone si incontrano sempre negli stessi posti, no? È vero. È vero. Questa non l'avevamo mai ripresa allora? No. Era grotta di Pirato, poi se la riprendi da fuori si spiegherà. Sì. Perché? Nuovi amici, vecchi amici che si rincontrano in un luogo veramente insolito. Arrivare proprio in mezzo alla nebbia, arrivedersi. They make these holes, yeah, to study the ancient magnetic North Pole. Oh, yeah. You know, yeah. Magnetism. Yeah. Yeah, I know. To see at the age of this collada, yeah, 300, 400 years ago, mm-hmm, in which direction was the North Pole. Oh, I see. Yeah, this way, more or less. Yeah. It's not easy to understand. No, but you only told me about it a little, yeah, bit about, uh-huh, this. Yeah. Because inside this rock there are many minerals. Yeah. Geomagnetic minerals. Yeah. So they. Garmin, wrong direction. Or wrong, yeah, direction. Not, yeah, not Garmin, but the. Busla. Busla. The compass. Compass. Yeah, can mistake. Yeah. Yeah. Because of this. But. Okay. To you.